ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Nonostante questa fluentissima chioma, sono sempre io, Geo, il giocoliere, e siamo pronti a fare la cosa che ci piace di più, ovvero guardare e commentare i video degli artisti più interessanti del mese appena trascorso. Scegliere quali giocoliere o giocolieri inserire nel TG Juggling è una scelta davvero difficilissima. Per questo anche stavolta la lista è molto lunga. Quindi, come da tradizione, iniziamo subito con un po' di artisti del bel paese. Francesca Mari è uscita con il teaser del nuovo spettacolo e sembra proprio una bomba. Già solo il video promo è un groviglio di trick, suggestioni ed emozioni. Chissà dal vivo. Un'altra giocoliera dai numeri davvero notevoli è Doreen Grossman. Tedesca d'origine e milanese di adozione, riesce ad unire tecnica ed eleganza in maniera impeccabile. Un altro milanese e pure doc è Sean Pinciara, che non pago di far parte della redazione del TG Juggling, a novembre ha pensato bene di buttar fuori questo montaggio davvero squisito. Mi ero ripromesso di tenere a bada il mio amore per Brian Simoncin, ma mi sono distratto un attimo e tac, butta fuori un nuovo video. Ma non un video qualsiasi, una perla di stile e flow girato da Rocco Toscano per Circular Video. Infine, se cercate della giocoleria sperimentale, Carlo Cerato continua a pubblicare roba buona. Io nel dubbio lo seguo, che il ragazzo promette bene. Davvero complimenti e soprattutto un in bocca al lupo a Carlo Cerato, che è stato selezionato come artista per il Festival Mondial du Cirque du Domaine, che si terrà dal 28 al 31 gennaio a Parigi, da seguire assolutamente. Con questo annuncio cogliamo quindi l'occasione per ricordarvi gli appuntamenti delle prossime settimane. Scorrendo il calendario troviamo dal 14 al 19 dicembre la WJF a Las Vegas e sempre per chi ama viaggiare dal 16 al 18 dicembre c'è la Winter is Juggling Convention a Sapir in Israele. Per fine dicembre ricordiamo il gran ritorno della convention di Capodanno a Porto Sant'Elpidio dal 29 dicembre al 3 gennaio. E se siete in vena di programmare anche per il 2022, dal 7 al 9 gennaio si terrà la Danish Juggling Convention a Odense, che ovviamente non si pronuncerà così, ma è la città di Andersen, per capirsi. Bene, il nostro l'abbiamo fatto, trovate tutti i link a questi festival e convention in descrizione, come d'altronde quello di tutti i giocolieri e le giocoliere che vedrete in questo video. È giunto ora il momento di fare un giro per il mondo e vedere i video più fighi del mese di novembre. Belle routine e tricconi originali ammantati da un'atmosfera old school. Tutto questo in Where is Arthur? Big up per la crew di Tampere formata da Mary, Alexi, Henry, Onni e una strizzata d'occhio a vecchi capolavori. Rimaniamo in Finlandia con un super video di Diablo di Johan Juslin. Trick puliti e fluidissimi per questi Diablo prodotti da Sundia assieme a Rad Factory. Ma rimaniamo sui Diablo perché questo mese è stato davvero ricco. Molto interessante il video di Nino Wasmer, con un sacco di spunti e uno stile davvero originale. Un altro diablista che di originalità se ne intende è Yannis Kaske, che a novembre ha introdotto un nuovo concept. Questi tuoi trick con il diablo hanno il loro perché, siamo curiosi di vederne gli sviluppi. Ancora una volta Alexis Levillon si riprende la scena. Prima buttando fuori una raccolta di trick fotonici e poi con il trailer del suo nuovo spettacolo luminoso. Questo mese torna anche Kouta Washi, che in realtà non se n'è mai andato visto che nel suo canale YouTube pubblica più di un video al mese, cioè una produttività davvero incredibile. Un altro pallinaro giapponese che merita di essere seguito è Daiki Utsumi. L'avevamo intravisto nello scorso TG durante il JJF Championship. Questo mese ci riserva un videino ad hoc. L'IJA rincara la dose e sfodera due pezzi da 90. Il video di Taylor Glynn è un pugno allo stomaco che mette a nudo i contrasti e le emozioni sommerse della giocoleria. Kellyn Quinn dal canto suo fa quello che gli riesce meglio, ovvero tirar fuori i tricconi della Madonna. La ricerca Smashtek è lungi dall'essere terminata. Per gli amanti delle clave può sicuramente essere intrigante il lavoro di Walter Alexis. Un misto di equilibri, roll e trap che potrebbero impegnare le vostre prossime ore di allenamento.
e quando l'allenamento si fa duro, Moritz Rosner inizia ad allenarsi. Con il suo video Clubs 2021 ci mostra quanti trick spacconi è riuscito a chiudere quest'anno. E infine, ultimo consiglio spassionato, se non lo conoscete, andatevi a vedere i progetti video di Takehiro Nagaoka. Cioè, io ve li mostro giusto qualche secondo per darvi un'idea, ma andateveli a vedere per intero sul suo profilo. But hey, it's record time! Jukka Sairanen sposta 19 minuti e 30 secondi il record di 7 palline in lift bounce. Kaito e Kento chiudono per la prima volta nella storia un flash di passing con 15 clave. Delaney Bayliss è la prima persona al mondo a qualificare 6 clave in shoulder throws. Volete anche voi lasciare un segno nella storia della giocoleria? Eivind ci illustra in un super video dedicato i 10 record del mondo più difficili da battere. Introduce la rubrica Trick Assurdi un banalissimo numero di hula hoop. Vabbè, ciaone proprio. The Cashing Machine e i 7 hula hoop. Saki Sensui e il Diablo in Vertax con doppia corda. Super numero di antipodismo con Roxana. Danny Lisenko ci ha preso gusto con i trick shot. Mariam è il trick più lo guardo e meno ci capisco. 7 palline e 4 mani per i Polos Hermanos Malabaristas. Ale in una dissociazione tostissima con 2 devil stick. E per chiudere uno spacconissimo 4 up con 9 palline per Dominic Laterra. E anche questo mese non può mancare il collegamento col nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Ciao Geo e amici del TG Juggling, come potete vedere mi trovo tra i vigneti delle colline francesi e sono qui per raccontarvi di un giocoliere, Yann Viraud, che negli ultimi mesi sta pubblicando sui suoi canali social una serie di trick a 3 palline caratterizzati da un flow e da una gestione dello spazio davvero eccezionale. Non mancate una visita al suo profilo. Geo, a te la linea. Grazie Matteo, ma in quanti bei posti ti mandiamo, eh? Ma è ora tempo dell'ultima rubrica, giocoleria e società. Qualche annuncio e curiosità del mese trascorso e del mese che verrà. It's December, which means it's time for the top 40 jugglers of 2021. Avete tempo fino a domani, 12 dicembre, per votare la top 40 jugglers 2021. Guardate il video di Luke per conoscere le regole e commentate con i vostri 10 giocolieri preferiti di quest'anno. Sarà un'ardua scelta. Molto interessante anche la proposta di Zach McAllister, ma mi sono preso tardi ed è scaduta ieri. In ogni caso sarà interessante vederne i risultati, che usciranno i primi di gennaio divisi per le varie categorie. I video di quest'anno sono stati spaziali, ma anche gli scorsi anni non si scherzava. Ad inaugurare la mini rubrica Videoversari, il primo videomontaggio YouTube di Wes Biden, che a novembre ha compiuto 15 anni. Usciva a novembre 2015 anche il futuristico video Plastic Mind di Ameron Roswell. E 5 sono gli anni di Oh, il video di Ofex Nir, che tra le altre cose contribuì parecchio a fargli vincere la Top 40 Jugglers 2016. Ma a questo punto concludiamo in bellezza, perché proprio oggi, 11 dicembre, compie 11 anni uno dei video di giocoleria più visti su YouTube, ovvero l'incredibile routine di Anthony Gatto per lo spettacolo Cuza del Cirque du Soleil. Insomma, per questo Natale fatevi un regalo, riguardate un po' di video del passato, oppure compratevi questo fantastico libro illustrato ideato da Marco Paoletti. Ma come non riesce più a trovare la strada per tornare? Scusate, ed eccoci giunti alla fine dell'episodio. Come sempre ci tengo a ringraziare la redazione per l'aiuto nella stesura della scaletta, e questa volta mi sono ricordato di dirlo, un plauso va anche ad Alessandro ed Enrico, che vi permettono di guardare il TG Juggling con i sottotitoli in inglese. Grazie a Juggling Magazine, nostro social media partner, e anche per questo mese da Geo è tutto. Ci vediamo il prossimo mese, ma che dico, il prossimo anno, con una nuova puntata del TG Juggling. Ok amici del TG Juggling, pare essere ufficiale, io mi sono perso tra i vigneti delle colline francesi. Tra l'altro qui uva non ce n'è perché siamo in inverno e io niente, spero di riuscire ad arrivare in pianura. Tra l'altro scarpe completamente sporche, ma è giusto che voi lo sappiate, io a sto giro almeno le scarpe me le faccio ripagare da Geo. E niente, sperando di riuscire a ritrovarmi, ci vediamo il mese prossimo, ciao a tutti.